tonight I'm a fine into the sunlight. Tick tock on the clock. Non stop, no. Ciao Bob. Oh, hi Mark. I did not hit her. I did not. Cat Jam. Hell yes. Che fatica, ragazzi. Boys trying to touch my junk. Junk. Hell yes. Are you well? Do you have brain damage? Che fatica davvero. Mamma mia. Oggi ragazzi live lunga. Oggi si fa live finché non va a letto Luigi, ragazzi. E vedo molto stanco, sono molto stanco. Ok, puoi spegnere. Come? Stai andando a letto davvero Luigi? Hai letto presto oggi? Sassi B7 Petra. Non mi ricordo mai se è Sassi B7 o Sassi B8. TVB resisto finché il forzo mi dà le corpe. Va bene, dai. Speriamo bene per il tuo forzo, allora. E per le tue corpe anche. Ragazzi, GG Dag. Siete pronti? Bisogna alzare il volume qua. Zoo ha vinto. Chi? Zoodle. Zoodle cosa stava facendo? Trilogy? Sium. GG per Zoodle. Cazzo, ma prestissimo. L'ha finita in un mezzo secondo. Sì, ma tu non ti sei visto... Culo? Culetto? Direi anche alla capra. Ma perché? Armature principi erano tutti roll al limite. La faccia del buccio di culo? Gnam. Ciao sposa. Story roll? Sì, oh. Marco, domanda lesta.
Per il video del pre-live, tu ti sei messo là con il Cheat Engine e hai registrato 10 minuti di video per avere un pre-live, oppure hai registrato un piccolo video e l'hai loopato in qualche modo? Ho registrato 10 minuti di video e poi l'ho loopato, riprendendo l'animazione del demone. Con Vegas. Niente di particolare. Si vede quando ricomincia il loop. Si vede perché le nuvole non sono nello stesso punto. Lo skybox credo che abbia un loop molto più ampio. Cioè, è gigante, tipo. Se non addirittura potrebbe tranquillamente anche essere procedurale, quindi non c'era modo di loopare lo skybox. Mi sembra streame, per caso? Streame? Strime? Mark, sei giù di morale? Se vuoi una buona notizia, mi mancano 40k punti al VIP. Attenzione. Ciao Ryu, hai visto? È capitato per caso, non ho saputo resistere. Adesso abbasso però. Galvè. Ho letto adesso. Che bello Galvè. Oh, bravo Undead Boy. Sono qui ma non sono qui. Vi amo. Smack. Suka, Muni. Smack. Anzi, Glorg, Glorg. Drimes. Benvenuto nella giornata, grazie mille del follow, gentilissimo. Un attimo che cerco l'onomatopea del vomito. Blearg. Niente. Ha finito Dark Souls col coltellino? Ma no, non è vero, ha droppato. Ha droppato perché non aveva voglia di fare Manus e Calamite. È andato a fare subito Gwyn. E invece, easy. Prendo appunto. No, non è vero che hai fatto Manus, Calamite e Gwyn, non ci crederò mai, mi dispiace. Se sì, sei proprio scarsa a essere più brava su Manus che su Artorias. Sei proprio scarsa allora, Bob, mi dispiace. Mob? Ti stavo chiamando Mob. Confermo, ho visto tutto. Che gente. Forse potrei evitare di prendere questa di animo. Comunque sì, devo mettere 16 d'attunement ad Anor Londo. Riesco a dirti, voglio star con te.
Mark, fai almeno una run su Dark Souls 3. Che se no Wolf ti spacca. La faccio il giorno stesso, Erk. Tanto non devo stare. Ma Luigi, ma sei un coglione. Ma Luigi, ma sei veramente un coglione. Luigi, ma sei veramente un idiota. Ma che testa di cazzo. Ragazzi, insultate Luigi, per favore. Un insulto a testa, per favore. Sono serio? Chat, tutti a insultare Luigi. Immagina essere offeso perché regali i soldi. Luigi, sei proprio un cavallo. Questa era pesante. Luigi, merda. Soprattutto il Oene. L'Oene. Gnammete. Oene. Oene gnam. Eccolo. E anche questo mese posso spammare Suka. Grazie, Gigi. Sei sempre troppo esagerato. Ti farò un'altra emote, dai. Ti faccio un'emote con un clown. Impazzisco, niente. Fai la tua faccia clown. Va bene. Will do. Regalo 100. La Madonna. Ragazzi, ieri ero. Non era ieri. Non era per niente ieri. Era tipo una settimana fa. Che passa? Donde sta la biblioteca, amigo pantalon? Ero. Una settimana fa ero da CBD. E c'era. Credo fosse Alra. Ah, è impronunciabile quel nome. Ha donato 100 sub. Ragazzi, sapete cosa vuol dire che non finiva di scorrere la chat? Cioè, la chat continuava a scorrere con le notifiche della sub gift. Le notifiche poi. Notifiche poi. Momento alleluia. Niente alleluia però. Grazie Luigi comunque per aver giftato la sub. Luigi, sei un napoletano che si chiama Gianluigi, detto Giangi. Grazie Gigi. Devi averlo notato. Lul. Io non l'ho presa, io l'ho doggiata, ci credi? E comunque niente. Grazie Gigi e Maggio sei un coglione. Ne uccisi tre in un colpo. Faceva pena Maggio. 18 mesi? No Maggio dai no, 18 mesi eh? No, 18 mesi cosa? No, non sono 18 mesi tuoi. Ma 18 mesi sono tantissimi, Maggio, un anno e mezzo. È un anno e mezzo. Dove sto andando? Ho sbagliato strada. No, adesso ci dobbiamo rifare la strada andare in su. Sto pensando. Io questa cosa la faccio per le 40 bombe. E la chiave per Griggs. Quella è abbastanza importante, che dite? Se ci fosse stata la porta chiusa, me ne sarei accorto prima.
Maggio, ringrazia Luigi, goditi lo stemma dei 12 mesi. Behelit attivato, che è tanta tanta roba, secondo me quello stemma. Forse è il più bello che ho. Le emote e la visione senza pubblicità. Grazie davvero, Gigi. Ma è... Mali estremi. Ciao Leda. Voglio quella dei 2 anni. Quella dei 2 anni ancora non c'è. Solo con la partner, Maggio. Sono quella dei 2 anni. Muovete entro i 24 mesi. Ci provo, Maggio. Figa, 6 mesi ho per prendere la partner. Scusa. Sembra un po' poco. Buonasera, domanda scema. Una run solo piromanzia, quindi permette anche i consumables. Questa run specifica sì. Sto andando con le regole internazionali che puoi trovare sul nostro Discord dei Noitrunners ufficiale, facendo punto esclamativo intoccabili. Il primo link è il Discord. Ci sono le regole generali e nelle regole generali c'è scritto che ogni... E sono riprese da delle regole internazionali del Team Heatless. Ogni only run, quindi che può essere una solo arco, solo piromanzie, solo Uchigatana, non lo so, qualsiasi tipo di run che è una only run, permette di utilizzare consumabili e attacchi fisici. Attacchi fisici si intende per attacchi con il pugno, tipo, o i calci. Solo server sarebbe una sfida ardua, più che altro perché devi andare a prendere il tizzone dopo il capra, ma per il resto dovrebbe essere piuttosto facile. Qualsiasi arma diventa rotta con l'anello della pietra rossa. E poi la server, ragazzi, non è male, eh. Io l'ho usata nella mia run con i piedi e mi sono dovuto ricredere. L'ho fatta del fulmine. La server del fulmine, ragazzi, era veramente tanta, tanta roba. Era veramente una bellissima arma, non sto scherzando. Era anche molto più veloce di quello che la gente dice. È veloce, fa tanto danno. È figa, è figa. Che merda lo split damage. Ah, per il fulmine, sì, un po' sì, però. Messaggio è poco. Ma sto cane? PewDiePie skip? Yo. Fatto l'aiaito del fulmine, era una bomba. Beh, sì, in realtà, cioè, per quanto lo split damage faccia schifo, soprattutto nell'early game, è una mana dal cielo, cioè sfondi tutto.
Tutte vulnerabili in fulmine. Boss dei DLC, hello. Te la Dornstein. Vabbè, in quel caso uccidi Smo e via. Vero il DLC? No, sì, il DLC è orribile per lo split damage. Se vai nel DLC con split damage, piangi. Ti serve danno fisico a bomba e basta e via. Carlo. Carle? Carle Smile. Allora, ragazzi, io vorrei darvi un consiglio che in pochissimi usano e che mi sembra il caso ormai di rivelare al mondo perché non vi sopporto più a sbagliare i codici emote. Se mettete la prima parte del codice di un emote, quindi per esempio in questo caso Carl o anche solo Ka, poi fate tab, potete premerlo tante volte finché non viene fuori l'emote che volete voi. Ormai lo dico, ve lo svelo perché non ne posso più. Beh, scusa. Can of noodles. Cappi. Cat gem. Oh, va. Cappu. La testa contro il muro. Il pisello sullo schermo, Luigi. Comunque ragazzi, a me piacerebbe farvi vedere le anime, però non è colpa mia se Dark Souls le ha messe in un posto di merda. Cioè, sinceramente. Fanculo. Come va? Generale Braghe. It is what it is. E niente. Ragazzi. Il flippery. Come si fa ancora a sbagliare il routing? Ciao Trider. Solo piromagie. Ma lui! Maestro del travestimento! Maestro della camuffazione! Ma l'avete visto? Ciao tazza, a dopo. Attenni attaccato allo squalo. Tu stava giocando a Sekiro. Ma come? Perché è un ninja? No, non camminare. Per Dio, adesso guarda che cosa mi tocca fare. Era Tenia. Punto punto thinking. No, è thinking face, amico mio. Thinking trattino basso face, due punti. Can you recommend me Italian content? For Dark Souls?
Deprooled? Yeah. That's a good one. He's on YouTube though. Don't watch his live streams. I mean, if you want, you can. But if you're looking for like YouTube content and videos and stuff like that, check out his YouTube. Zucchiamo tutti amici? Che succede, Muni? Stai prendendo gusto? Alla fine chi era Elucard? Ma che succede? Gatti maggiore di cani, ma il gatto di sposa è brutto e pure il cane di Gigi. Non t'azzardare, niente. Non l'ho mica detto io, sposa. Se si sposta il ninja cade. Sitting on top of the world. Siu! Ma la mamma, lui non si gira, ma mi frega un cazzo proprio. Le ho prese ragazzi per venderle a Frant. Ormai credo che il routing sia con la venduta delle cose di Frant. Mi piace. Evito di dover uccidere Petrus e di dovermi fermare per più del dovuto al fallo di Enorlondo. Leggo bene. Quanto vi cagate sotto quando faccio quella parte lì così? Se tanto, allora vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro. Ciao Joe! Oggi ho visto che sei stato per un'ora fermo a non fare niente su DS2. A un certo punto mi sono un po' stancato. Poi ho visto che hai fatto... Sei andato su e giù nella tua libreria di Steam. E poi... Mi sa che ho chiuso la stream. Ero molto... Molto confuso. I'll do the best I can. Oh, I'm on my way. Confession time. In tutti i miei playthrough non sono mai andato dalla parte dei gattoni del bosco perché mi fanno paura. In realtà fai bene ad essere spaventato. Sono orribili. Grazie a Dio la mia strat funziona, ma... Bella questa.
that me. Does what had me. Vorremmo 1288. Non è vero. La metà della chat la odia. Piace solo a me. E a Bob e a Pantalon. E a Muni. Am I a joke to you? Anche a Trider? Pog? Faccia per il Pog? Durante Quelag, volete musica o io che rento sulla vita? Scegliete. Musica o io che mi lamento? Scegliete. Uno per musica, due per io che mi lamento. Uno musica, due io che mi lamento. Uno musica, io che mi lamento. Due. Due. Tre. 1288, perfetto. Allora... lascio la musica, ma con io che mi lamento. Ragazzi, è in live Sabaku. È in live Sabaku, ditemi. Yep, perché siete qui allora? Se Sabaku è in live con 10.000 spec, non significa che valga di più il suo contenuto? Minchia però, quanto mi voglio tirare addosso dell'odio, ragazzi. Cioè, sono veramente un coglione. Supporto piccoli e medi stream. Cos'è, un'impresa? Ciao, sono Freppol e supporto piccoli e medi stream. Ragazzi, ho un problema. Come esco? No, ok. Ma basta, quella! Io dico che va bene un po', ma poi esageri. Poi fai tu. Madonna, ma sei tutta cogliona? Vabbè. Va che è andata così. Ancora? È il caso? Finito? Finito. Un po' polemico con Sabaku? Ma no, si sta scherzando, si scherza ragazzi, non vi preoccupate. Ho perso un tick di danno dal veleno, non so come ho fatto. Dina dreams of running away. No, 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 no. Follow. Follow. Gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We've got each other, and that's a lot for love. Give it a shot. Oh, we're halfway there. Oh, living on a prayer. We'll make it, I swear. Whoa! Questa era per chi ha scritto 3. Prima. Credo sia la canzone ad avermi chiamato. E niente. Ciao Ghidododo. Ciao Ghidodo.
Ghidodo? E niente, nuovo account del Discord, Ghidodo? Ma cosa cazzo fa? Vabbè, deficiente. Vogliona proprio. Andata. Intelligenza artificiale completamente morta. Living on a prayer cantata dal tipo che fa le vendite in TV, quello che respira sempre come un aspirapolvere. Il video dove prende fiato per 10 minuti è bellissimo. Mi guarda una chair. Ciao Shekiro. Mark si chiama Roberto da Crema. Che... ah, il tipo? Ma che bello che riusa queste cose. Si vede proprio la differenza di età quando si parla di cose. Cosa di Sabaku? Una volta ho dato un esame. Dato un esame, tra poco ero indeciso se guardarmi l'anima oscura 1 o l'anima della scoperta 1. Non ho capito. Sono confuso. Cioè, dobbiamo darti un consiglio su quale guardare? O eri semplicemente indeciso e poi hai deciso per fatti tuoi? Riguardarsi l'anima della scoperta 1 è un dolore. Cioè, io me la ricordavo molto più bella di quella che era, ecco, dirò così. Uy. Cioè, no, in realtà no, eh. Cioè, è il contenuto blind che mi piace in assoluto di più di Sbeku. Cioè, non ce n'è stato più nessuno così, quindi è un po' parte della storia del suo canale. È anche un po' parte di quello che la gente ha iniziato a fare dopo, cioè proprio di storia in generale della creazione dei contenuti. Le blind, soprattutto dei Souls, hanno preso piede soprattutto per l'anima della scoperta. Chunk. La stamina. In realtà penso più per Yotobi. Cosa fa? Follia, follia pura. No, più che altro una cosa di cui ho sempre dubitato, dato che eravamo prima in... cioè ne stavamo prima parlando per quello che riguarda Sidonia, è che fosse completamente blind o comunque, come diceva lui, che non avesse mai guardato nessun video che riguardava Dark Souls 2 durante la registrazione dell'anima della scoperta. E... durante un video, se qualcuno ha tantissima voglia può andarselo a vedere, a indagare. Durante un video,
Gli parte per sbaglio un video di YouTube in sottofondo. Che da quello che mi ricordo dalla mia breve analisi era di Dark Souls 2. Quindi o stava guardando del footage tipo proprio iniziale o roba così, oppure Sabaku birichino. In qualsiasi caso a me non interessa. Cioè, io comunque ritengo, anche se non fosse stato completamente blind, ritengo l'anime della scoperta un bellissimo contenuto. Invecchiato un po' male, forse. Capita. Cosa state facendo, ragazzi? Cosa state disquisendo? Ti ricordi più o meno in che video? Me lo sono salvato, se non sbaglio. Perché al tempo avevo tanto tempo libero e alla fine volevo guardarmi meglio se effettivamente era così o meno, perché insomma, in realtà c'ero rimasto piuttosto male. E, però ripeto, cioè, non è niente di sicuro, assolutamente, ma proprio assolutamente no. Semplicemente una curiosità mia, personale, che poi alla fine non ho mai. Guarda, sono qui per caso. Ripeteva anche frasi del 3 quando parlava dell'1 come se fossero sue. In che senso? Cosa intendi? Scusami, Masuki. Credo che comunque tutti siano qui per caso, non non ti preoccupare. Nessuno è qui perché vuole esserci. Soprattutto i miei moderatori non sono qui perché ci vogliono essere. Ricordi come si chiama il sito dove puoi dare un link ad un'immagine? IMGUR. Io ti amo, ma vai a fanculo. Non ci crede nessuno, amico mio. Ciao Teo. Ma ragazzi, ma questo è J-Ax. Che succede? Quando parlava della piromanzia di Dark Souls 1 ripeteva le frasi del piromante del 3. Laurentius? No, non Laurentius, Cornix, scusami. Vabbè, magari era citazionismo, Masuki. A Maggio piace tantissimo fare il tuo mod. I, Maggio, I, con la I di imbecille che non sei altro. Soltanto l'invidia. Con lo spazio pubblicità. Ma che cazzo fa? Vabbè. Godo. Notte Freepole. Grazie del buon Alan. Allora, anima di quella che la teniamo per dopo. Servono a qualcosa, posso usarle? Beh, tutte le anime servono a qualcosa in realtà, Teo. Sta a te scegliere se usarle o meno, se hai bisogno di anime o se preferisci aspettare e vedere che cosa ha in serbo per te il gioco con quelle anime. Suka Maggio, quanto piccino questo Suka. Buonasera, la run in cui sei andato più vicino e dove sei arrivato? Punto esclamativo PB. Ecco, boh, ho fatto lunghi dopo. Ma lei?
più ridere sono alcuni che giocano Bloodborne nei vari Dark Souls con tre amici livello 200 a spaccare tutti e poi dicono che sono semplici. Sì, quello sì. Quello è un po' fastidioso. Però appena te lo dicono, cioè... Si vede tutto poi in futuro, cioè nel senso... Sai quante persone ho visto che facevano la blind, cioè facevano la seconda run e dicevano no ragazzi, però questa la faccio da solo, vedrete, e poi ne prendevano talmente tante. Quindi, cioè, si vede tutto poi nel futuro, non nel futuro prossimo in cui rigiocheranno al gioco. Nato figlio di Fedez, sei contento davvero? Complimenti. Parlando di questo discorso mi viene in mente il sommo. Il grande sommo. Sono rimasto un po' male, eh? E te ne eri accorto che... ci sei rimasto un po' male. Eh sì. Vabbè ragazzi, gli insulti alle piromanzie li ho lasciati dentro apposta. L'ho fatta io la clip. Comunque... No, sì, ci sono rimasto male perché mi ha auto-switchato le piromanzie e quando l'ho cambiata io ovviamente non ero su quella giusta. Sì, ci sono rimasto male perché passati 4 re è uno scherzo, saranno. Oh, come minimo adesso prendo hit dopo i 4 re, è sicuro, però... Però ormai è vero, cioè, passati 4 re è quasi tutto semplice. Quasi. Sottolineo il quasi. È comunque una no hit, ragazzi. Cabe, credo. Cabe. Non lo so. Benvenuto nella giornata. Grazie mille, fallo gentilissimo. KB. K4B. B. 4B. Teo, benvenuto nella giornata. Grazie mille, fallo gentilissimo. Non me lo faccio di due volte. Se arrivi a qui devi farlo bendato. Così, giusto per flexare. Ormai hai fatto quella che non prendi più hit. Prenderò hit da Onstein e Smo, come è successo nelle scorse run. Si ummete di un si ummete. Ancora ho messo questo. Mamma mia. No, vabbè, giusto. Altrimenti a che è servita la sceneggiata dell'altra sera? Ah, a niente. Per divertimento. Sì ragazzi, l'altra sera ho fatto win bendato. Prima con le piromanzie e poi con l'alabarda. Per chi se lo stesse chiede. Wow. Wow. RTSR Setar Markish Strat. Poi vogliamo Sekiro no hit. Se fai punto esclamativo challenge, scopri perché non voglio fare Sekiro no hit. Io ora devo one shottare Quelag. Puoi fare un plunging da dentro. Divertiti. Un minuto di Marco che spara al nulla. Eccolo, perfetto. Vabbè, sì, quello anche. Lì c'è stato il problema che non mi ha preso, cioè non ho fatto il lock, quindi. Sekiro no hit è troppo difficile o sbaglio? Sekiro no hit è molto difficile, ma in Italia ci sono due ragazze che ci stanno provando. Uno è Beck 84 e l'altro è Radio Wolfie. Adesso gli faranno gli shoutout i mod, se volete andare a vedere le loro live. Prego, fate pure, fanno parte del mio stesso team. No,
No, ma lo so perché non vuoi. Scusami, ormai è automatica la cosa. Non... No, anche perché non mi ricordo chi mi ha già chiesto, chi no. What the fuck? Santo Dio. Tridente? Niente. In your hand, zombie, zombie, zombie. Sempre noi stronzi a nominare Sekiro. Siete antipatici. Lasciatevelo dire, che siete un po' antipatici. Ho visto la vita del secondo gargoyle. Bello che mi sono incastrato male. Urlo del Sio! Sì, Masuki, non c'è nessun altro gioco che abbia la mappa come quella di Dark Souls 1. Nessun altro. No hit su Nioh. Guarda, era in programma e poi il mio moderatore White Xenomorph ha deciso di distrarmi dalla cosa perché dice che è troppo difficile, impossibile, non farla, ti prego, fermati. Tu non la vuoi fare, fidati, e allora niente. Stia zitto, la prego. Signor Oswald. Mio è molto bello, ma è troppo ripetitivo. Io devo giocarlo ancora del tutto, purtroppo. Non ho ancora avuto la possibilità. Allora, buon uomini. Ci saranno 4.000 anime. Framtino! Framtino! Aiuto. Le devo vendere un po' di cose, signor Frampt. Ma quanta bella robetta che posso vendere. Sapete che quasi quasi faccio Ornstenesmo senza l'anello del drago rampante. Me lo metto in seconda fase. Che dite? Non fare esperimenti in una run buona. Beh, beh, beh. Che noia che siete. Pizza pie, that's amore. Frankie.
Tingalingaling, tingalingaling. Vita bella. Like a gay tarantella. Non intende gay nel senso che intendete voi, ragazzi. Dai, smettete di essere maliziosi. D'amore. You're in love. Signore. Un, due, tre, quattro, cinque. Morre. Tium! Se non sapete che cosa sto facendo, punto esclamativo test. Vede, sono confuso. Cosa significa? No, non test, testa. Anche test sarebbe carino. Sei di Foggia se scrivi test al posto di test. Ah, vaffanculo. Mai una volta che me lo droppi alla quinta, eh? Devo sempre aspettare gli ultimi due. Litigando con la top industria mortacci loro perché mi hanno disattivato la sim a 8 giorni e mezzo. Torno tra 5 minuti. Va bene, Maggio, buona fortuna. Oh, finalmente Calcutta. Così sposa è felice. Lo sai che io ti aspetta, te rifaccio. Sei mai andato giù di barra in questo gioco? No, ancora molto confuso. Conosco la borra strat, è l'unica cosa che è più simile alla barra in questo caso. Però non credo che tu ti riferisca a quello. Su, Camuni! Suka! Su, Camuni! Su, A! Mu, Ni! Ti voglio bene. Sì, era un cuore quello che ho fatto. Uga ughi. Ma ragazzi, ma nessuno, giuro, nessuno dei miei moderatori si è accorto che Fede sta scrivendo delle cose contro il TOS. Ma come è possibile? Io non lo so.
Cioè, me ne accorgo io che sto facendo una no hit intanto. Ma i mod no. Che è l'unica cosa che devono fare. Non hai capito la domanda forse, ma forse basta, dai, su. Andiamo avanti con la nostra vita. Oh, che? Ma è impazzito? Mi ha tirato un calcio senza... Scusa? Entro il 2025, signor gigante, quando riesce, se ha tempo. Con tutti i suoi impegni di lavoro, immagino che sia effettivamente... Ok, ce l'ha fatta. Mod professionali. Sospeso. VRB, va bene, Guido. Qualcuno si ricorda di Nutria? Tutti noi ci ricordiamo di Nutria. Diamo fuoco al pisello del gigante. Piromanzie che non usano stamina, Carl Smile. DS1. DS1, bra. Mi sa che sono troppo giovane per sapere chi sia. Eh sì. Eh sì. Tanta gente in questa chat è troppo giovane per sapere chi è Nutria. Ragazzi, ma chi è che faceva il coglione con Homunculus? Ci sono due nomi che mi vengono in mente. Homunculus per i coglioni in chat. Homunculus e poi un nome in rosso. Non credo fosse Undead Boy. Sono abbastanza sicuro di no. Era qualcuno che adesso non sta passando più. Spesso. Servirebbe White per dare una risposta. Potrei essere io. No, no, Undead Boy. Fai Debbie. Fai Debbie. Fai Debbie che vi si umma tutti. Cosa? Ridi, ridi, cosa vuol dire? Cosa vuol dire ridi, ridi? Come un anno. Eh sì, è sbagliato, ho tolto il follow. White. Si è sbagliato, K.
Chissà chi è. No, no, Luigi. Luigi, giuro. Giuro su Dio che non c'entri tu. Giuro, Luigi. So che era fraintendibile con il meme corrente, ma non c'entri, giuro. Allora ci sono altri coglioni. No, tu non sei coglione, sei un giullare, diverso. Munistrat. Secondo me è Erkat, no, non è Erk. C'erano tipo delle R nel nome. Charizard non esiste. Mi manca Charizard. Ragazzi, ma l'anello della Clorantia? Povero Charizard. Ha fatto tutti i suoi playthrough di Dark Souls senza sapere dell'esistenza dell'anello di Clorantia. Marie? No, no. Ciao Gasby. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Sium! Uga chaka, uga, uga, uga chaka. I can't stop this feeling. Insomma, non mi trova blu suede? Ah, non è blu suede, è blu... Sì, è blu suede. Uctona feeling. Blu suede. Scusate, non so come si pronunci. What you do to me when you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Uctona feeling. Its taste is on my mind. Thirsty for another cup of wine from you, girl. Victor. Yeah, for sure. Oh, oh. All the good love. When you're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. Dai, figurati. All the good love. When we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Ah!
Immagina di vedere questa run su YouTube senza musica in background. Metterò qualcosa di no copyright sotto. Tipo una canzone delle Barbie. Su Smart TV c'è Twitch come app? E che cazzo ne so io? Dovrebbe, forse. I can't you see into my eyes like open doors. Questa invece la lascio così, senza metterci nessuna musica. Bravo che abbassi, ma come? Sonnam. Scusami, ma tu riesci a cadere da solo, tipo se io faccio così? No, ormai sei incastrato, mi sa. Duetto con Rutto. Save me! Scusate. Bring me burp. Eh no, non ce l'ho il burpino. Lo ruberò. Promesso. Spirit sleeping somewhere cold. Mamma mia, mi sono incastrato nella lavandaia. Ci laggo come un porco mio. Ma basta rubare. Maggio. Ti tocco il naso, Maggio. Ti tocco il naso. Guarda che questo è già finito l'anno hit. No, si scherza. Insomma. Cerchissimo. Spirit sleeping somewhere cold. Gna gna nero gna gna gnau. Gna gna gnau. Wow. Oh, che ti tocchi, ti denuncio. Mark, mi sa che nel tuo naso stasera c'era entrata qualche sostanza bianca e allucinogena. Il sale. Yummy. Sembrava un'altra un'altra sigla di qualcos'altro, quella che mi è uscita in beatbox, non so se avete sentito. Notte Franklin. Ok, ci siamo. Niente, falò dopo. Oops. Tunza, 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 tunza. Avete mai provato a sniffarvi una medicina sbriciolata? Ma siete imbecilli. Queste sono tre sere che netro e sei a OS. Netro.
È tre sere che netra. Mi spiace, spero che non sia grave. Bro, ho scritto mentina. Ah, ok, no, mai provato Undead Boy, no, grazie. Credo di essere a posto così al momento. Avete mai provato? È una sensazione bellissima. Ragazzi, ma state bene. Sto giro sento un odore diverso. Ho lasciato, ho venduto la merda a Frampt, quindi non ne ho più addosso. Di solito arrivo qua con 15. Siamo tornati qui. Beh, di nuovo, sì. E siamo ancora qua. Già. Mi piacerebbe fare un test, ragazzi. Vi piacciono i test? Secondo me vi piacciono i test. Facciamo NS in Flippering. Dai. Dai, facciamolo. Dai. Comunque sei troppo skillatissimo con i pieduzzi. Grazie, Gaspi. Wow, Fra, sono un dinosauro. Arrgh. Stai bene? Scusa. Luigi, stai bene? Si è bloccato qualcosa sullo stomaco? Ragazzo, un po' speciale delle medie. Facendo... Prendo appunti. Non farlo. Detroit, ragazzi, non fatemi ridere prima di adesso. Wow, Fra, sono un dinosauro. Ah. Allora, ragazzi, un'ora e 15, sì, i calcoli ci sono, stanno tutti. Va bene. Spirit sleeping somewhere. Hold. No, dai, again. Ma perché sto RNG di merda? Potrebbe andare peggio. Potrebbe piovere. Piove. Madonna di Dio. Madonna di Dio. Aiuto. Masmo, ma si è stancato prima Ornstein? Com'è possibile? Mi sembra un pochino più fit di te. Senza offesa. Eccola, che ricomincia a correre perché si è offesa. Spirit sleeping somewhere cold. Wake me up inside. Ma cosa fa? Cosa fa? Cosa fa Ornstein? Orca troia! Ma oggi cos'hai con sto attacco, Ornstein? Basta, Cristo. Quello doveva essere counter damage e tu dovevi essere già morto, by the way. Così, giusto per dire, per ricordarti chi sei. Ricordati chi sei, Hellboy! Cosa sta succedendo? Eccola. Mamma! Mammina.
E wake me up. E wake me up inside. I can't wake up. Save me. Tutti eravate presenti quando è stata raccontata. Che cosa? What is going on? La storia del bimbo rapito? Is this it? Is this momento of rapimento? What's going on? No? Esatto, il rapimento, perfetto. E wake me up. Wake me up inside. Can't wake up. Vendi la merda a Frampt? L'ho già fatto. Scusate. Non lo faccio apposta. È che ho bisogno di rilasciare dell'aria. Grazie ragazzi, scusatemi. Mi dispiace veramente tanto. È che altrimenti perdo la run. Quindi scelta vostra. Vuoi sentire Gigi che urla? Maggio, me la mandi su Telegram? Se sì, ok. È diventato Marco 2. Mai! Non sarò mai il secondo incomodo. Ed è ora di ascoltare l'urlo del Sium di Luigi, ma soprattutto di guardare gli appunti, perché da qui in poi non mi ricordo un cazzo. Questi due uomini hanno dei problemi severi, wow, fra, sono un dinosauro. Live di qualità.